As you know, CERN is an international organization with people coming from all over the world, and they bring their lives with them when they do. The choice to move to CERN is a very important one, which affects their whole life. Quindi, come abbiamo detto, il CERN è un'organizzazione che racchiude in sé persone che provengono da tante parti del mondo, quindi la scelta di lavorare per un posto del genere comporta dei rischi, dei problemi, il fatto di trasferirsi anche da tanto lontano per andare a lavorare in un posto altrettanto lontano. One of the largest problems we face is that CERN has around 10,000 people working there. That includes 1,000 administrative staff and about 9,000 workers from all over the world, including many scientists. Al CERN sono presenti circa 10.000 persone che lavorano e 1.000 di queste fanno parte, diciamo, dell'aspetto direttivo, mentre le altre sono persone che lavorano in altri campi. The people that make the rules at CERN and govern CERN are the 1,000 who've lived in the local area for most of their lives. The people that really need the support we're giving are the 9,000 people from the rest of the world. The big problem we have is we need to convince those 1,000 people who make the rules what our needs are and how they can change to make things better. Quindi uno dei nostri obiettivi è anche cercare di convincere questo migliaio di persone, queste 1.000 persone in confronto alle altre 9.000, che ci sono dei problemi da affrontare, che abbiamo dei bisogni che devono essere assolutamente soddisfatti. E questo è il nostro lavoro, appunto. Noi cerchiamo di convincere e cerchiamo di voler focalizzare la loro attenzione su delle questioni che per noi sono molto importanti. Ok, quindi questo dal punto di vista istituzionale, ovviamente, ripeto, qui noi in Italia lo conosciamo bene, il livello istituzionale è molto spesso molto lontano dal livello della gente che ci circonda, quindi io chiedo, do per scontato che la vita al CERN non include una vita notturna enorme, quindi prendete la risposta considerando questo, ma tra i colleghi di lavoro, insomma, tra i modi di socializzazione che si hanno, esiste invece un tipo di discriminazione o la gente che ti circonda è di tipo aperto mentalmente e comunque non so come dire, insomma, accetta le diversità? E ovviamente se qualcuno di voi già ora ha qualche curiosità, qualche anche una variante di queste domande, un punto che non è chiaro, fate pure. People who have been openly homophobic or biphobic or transphobic at CERN, but I do have friends who refuse to meet with us at lunchtimes when people can see them. They're afraid that their friends will act homophobically, and these are often people from countries which are less liberal than the countries we're in. A lot of the problems. A lot of these people who are afraid of homophobic colleagues are often from backgrounds from nations which are less liberal than Western Europe. All'interno del CERN ci sono tante persone che hanno paura degli attacchi omofobi. La cosa che mi spaventa è che queste persone provengono da dei paesi che sono, diciamo, meno arretrate rispetto ad altri che invece non hanno questa paura. So I'd like to correct something. CERN is a very social place. Maybe this is also the issue, because science is actually a social thing. It's we're trying to understand nature with physics, to formulate laws that govern nature. The way we do this is with humans. I mean, they're just people. And the decisions that are being made to build a certain type of experiment or to go into a certain direction is a human thing. So these decisions, they depend upon
Is someone to be trusted? Is he a reliable source? Is he an authority on, in his field? And if there are some doubts, for example, because you are too feminine, or for example, because there's been some gossip, then this is a problem. Allora, prima di tutto volevo dire che il CERN è un posto assolutamente dove si può socializzare, ok? Noi studiamo la fisica, studiamo le leggi che governano la natura, ma prima di tutto siamo degli esseri umani, quindi tutte le decisioni che noi prendiamo dipendono proprio dalla nostra natura, ok? Quindi sono governate appunto dal nostro essere umani. Ok, questa è una cosa molto importante e che è proprio quello che speravo uscisse fuori, quindi se le persone sono libere di esprimersi come gli pare, questa libertà verrà riflessa nel loro lavoro, quindi libertà di sperimentare, di teorizzare nuove cose. Questo è una cosa importante che tra l'altro è una delle impronte caratteriali che Alan Turing ha lasciato nel suo lavoro, come abbiamo già detto. Sì, se c'è qualcuno che davvero vuol fare domande adesso. Tre, due, uno, mezzo.